Può la vita di un uomo cambiare per una vocale o per aver violato la tradizione? In un'interpretazione magistrale di Alessandro Matracia, nel ruolo di Alessandro Matracia, un film che ha messo in subbuglio gli accademici della Crusca. Ho detto arancino. Gamberi, serbio, riso, ricci. Questi gli ingredienti che hanno reso questo film un capolavoro. Davanti a questa corte oggi compare l'imputato Alessandro Matracia. Risponde del reato di violazione della tradizione e scambio di vocali. Quale delle due vocali usò il cameriere? La A o la O? Obiezione, pastranare! Un uomo, uno chef, un samurai. Un processo fatto di intrighi e pregiudizi. E c'era pure il nero. E questo cosa c'entra? Lei non ha il diritto. Arancinua. Al cinema. Come piatto del giorno possiamo proporle un arancino al nero di seppia. È meglio essere allegri che essere tristi, allegria è meglio, cosa che esiste, assim come